Gesù che viene trasformato nella cultura popolare in protettore degli erniosi e dei macellai. La ricorrenza di San Bartolomeo cade il 24 agosto e la sua celebrazione è diffusa in modo particolare e curioso anche nel cuore della Maiella, nei pressi di Rocca Morice, dove lungo il vallone di Santo Spirito c'è un romitorio che pare sia stato costruito dal famoso San Pier Celestino, questo romitorio dedicato appunto a San Bartolomeo. Ma qui all'alba del 25 agosto avviene un fatto estremamente interessante dal punto di vista devozionale, ma anche diciamo curioso. All'alba, prima che spunti il sole, centinaia, staremo per dire migliaia di devoti a piedi raggiungono attraverso sentieri impervi l'eremo di San Bartolomeo, e dove è custodita una statua lignea interessantissima e sembra del XII-XIII secolo, e qui dopo alcuni rituali religiosi e dopo che i devoti si sono bagnati nell'acqua santa che sgorga appunto nella chiesetta, nell'eremo, la statua viene prelevata e portata in processione attraverso questi sentieri che possono essere raggiunti solo, possono essere percorsi solo a piedi, per poter portare appunto la statua nella chiesa parrocchiale di Rocca Morice. Lungo il tragitto la statua passa di mano in mano, cioè ogni devoto porta la statua per 50-100 metri e poi passa ad un altro devoto la statua stessa, fino a quando non si raggiunge la chiesa parrocchiale di Rocca Morice, dove la statua di San Bartolomeo sosta per circa 2 settimane. Ecco, noi in questa storia del silenzio, ripercorrendo alcuni aspetti di questo culto, ed è da notare la particolare devozione che alcune contrade di Lanciano hanno per questo santo, e quindi l'arrivo di compagnie proprio da Lanciano all'eremo di Rocca Morice, ecco, abbiamo voluto intitolare questo servizio Le ferie di San Bartolomeo, perché è come appunto un periodo di ferie che viene concesso a questo santo nel simpatico paesino della montagna abruzzese, e poi dopo questi 15 giorni la statua viene riportata nell'eremo e qui appunto passerà l'inverno, nel periodo proprio in cui l'eremo è inaccessibile con mezzi normali. L'apostolo Bartolomeo, dopo l'ascesa di Gesù in cielo, peregrinando per annunziare il Vangelo nelle regioni degli Etiopi, dell'India e dell'Armenia, possa essere giunto anche in Abruzzo per stabilirsi nel vallone della Maiella, nei pressi di Rocca Morice, che porta il suo nome. Accettabile è invece la tradizione secondo cui questo tratto del vallone di Santo Spirito
prenda il nome da uno degli eremi costruiti intorno al 1250 da Pietro Angeleri, il futuro Papa Celestino V. Infatti, secondo le notizie di uno studioso abruzzese, Edoardo Micati, il futuro pontefice vi dimorò prima di trasferirsi, infastidito dalle frequenti visite dei pellegrini, nel più impervio e solitario eremo di San Giovanni dell'Orfento. La scelta del nome, quindi, appartiene ai labirinti della storia religiosa dei romitori, fondati da Pietro Celestino e dai suoi monaci e dispersi nella Maiella e nel Morrone. Tradizione popolare ha trasformato San Bartolomeo, che subì il martirio dello scorticamento, in protettore degli erniosi e dei macellai. Nella iconografia popolare è comunemente raffigurato, come in questa bella tavola che si trova nella chiesa dei Cappuccini di Lanciano, mentre viene scuoiato e gli sgherri gli strappano, con sadico piacere, lembi di pelle. Nell'eremo di Rocca Morice, in una nicchia sopra l'altare, è conservata una statua lignea del santo che ha sulla spalla sinistra un lembo di pelle e in mano un coltello. Essa è oggetto di grande devozione da parte delle popolazioni del circondario. Anche da alcune contrade della non vicina Lanciano, annualmente giungono in pullman compagnie di pellegrini, che una volta venivano a piedi, per partecipare alla processione che si svolge la mattina del 25 agosto, il giorno dopo la ricorrenza del martirio. Quando è ancora notte fonda, da Rocca Morice e dai sentieri che collegano i paesi vicini, Abbateggio, Caramanico, centinaia di persone raggiungono, dopo ore di marcia, i dirupi del vallone di San Bartolomeo e li percorrono lungo il ciglio scosceso che conduce all'eremo, costruito sotto un tetto di roccia. Chiesetta, sulle cui pareti sono visibili resti di affreschi medievali e sono conservati molti ex voto, viene prelevata la statua del santo, che sarà portata a Rocca Morice
dove sosterrà nella chiesa parrocchiale per 15 giorni. Secondo una antica credenza, si ritiene che il santo gradisca particolarmente questo annuale periodo vacanziero, se è vero che, in un anno di interruzione, il paese fu colpito da molti mali, tra cui un grande incendio. Nella chiesetta vi è anche una piccola sorgente, da cui sgorga un'acqua ritenuta taumaturgica. Essa cade in un cavo di pietra da dove viene bevuta con un cucchiaio. Molti devoti bagnano le mani nella vaschetta di pietra per fare massaggi curativi con l'acqua o per riempire bottiglie da riportare a casa. Ci lavo, doccia in odore, qui qua. Là si beve proprio, che è proprio l'acqua sana. Dopo sotto ci si mangia la fonda a bollo, correndo, la sorgente proprio canata. Sabato mi quando è venuto qua, no? Ha venuto un catenaccio per terra e ha fatto ci l'acqua. Questo è un miracolo che ha fatto Santo Bartolomeo, perché quando è venuta la mamma, a qua non poteva salire. Allora la mamma ha chiamato il figlio e ha fatto il ponte là, e si conosce ancora le piante dei piedi, e adesso poi sono nei segue, e allora si è muta qua. Poi c'è questa là, dice muta qua, San Bartolomeo dice, e che non ci sta niente per mangiare, per bere. Adesso vediamo, ha buttato un bastone sotto e che c'è di quella grande a fonte di acqua, ma è un'acqua molto buona, molto, e si guarisce tutto qui. Però quando si viene allo santo, se c'è da venire, al santo, ma si deve pregare, perché loro ha pregato per noi e noi dobbiamo pregare per quelli che viene appresso. Ma Dio vi benedice. Dopo le prime luci dell'alba e la visita al santo, molti devoti scendono anche attraverso una scala santa che una volta veniva risalita in ginocchio nel fondo del vallone dove scorre il ruscello di Capo Lavina. Qui si beve l'acqua e si consuma la colazione. Quindi il ruscello viene attraversato passando sopra un grande masso che, secondo la leggenda, San Bartolomeo avrebbe fatto staccare dalle rocce sovrastanti per permettere il passaggio del fiume nei periodi di piena. Alle 7, quando il sole è già alto, l'eremo viene abbandonato e dà inizio il viaggio processionale di ritorno. La statua viene presa dalla chiesa e portata in braccio, a turno, dai devoti che se la passano di mano in mano e spesso se la contendono lungo il percorso fino a Rocca Morice, ove si incontrano varie croci di ferro.
15 anni il privilegio di portare la statua durante il primo tratto del sentiero spetta a un miracolato di Lanciano, guarito da una malattia alle gambe, che ogni anno scioglie il suo voto. Mezz'ora di vita ho avuto. Mi rivolto a queste sante e non l'abbandono finché ce la faccio. Quando non ce la faccio più, il mio dovere lo mando. Io vengo, prima di andare qua faccio la vista, calo sotto, prendo un sorchio d'acqua, ci faccio la croce, lavo la faccia e ritorno qua sotto. E prendo Santo Bartolomeo e la prima croce. Dopo la croce, la prima crocetta, chi vuole se li prende. Se no, da là fino a là li porto io. E 15 anni di figlio, che era ciò che la signora che camminava con le stampelle, con il bastone. Ha detto, sti così, mi ha detto proprio, sti così rovinate. Come le porto Santo Bartolomeo? Io vado con due autobus tutto l'anno, con due autobus. E ti stai così rovinato, come fai per te Santo Bartolomeo da quella sopra, che è la strada che è rovinata? L'ha messo sopra l'altare, che poi Santo Bartolomeo l'ho baciato. E Santo Bartolomeo, se casca io casca pure, se non casca io non casca mai. Dai, cascata e mi ha rigiustato. Toh. Dopo una marcia faticosa, il pellegrinaggio mattutino raggiunge il paese, alla cui periferia incontra anche molti malati. Non è rara la sosta dinanzi alle case di malati, costretti a letto, che aspettano grazie di guarigione. Si forma quindi, tra spari di mortaretti, l'ultimo corteo che accompagna la statua di San Bartolomeo nella chiesa parrocchiale, dove fa l'ingresso trionfale e dove si fermerà per 2 settimane di ferie. È questo il momento celebrativo più festoso, che coinvolge tutta la popolazione in una allegria che si caratterizza soprattutto per il gran consumo di beni alimentari, vino e porchetta in particolare. Il canto popolare, non so chi l'ha scritto, ma risale da forse prima del Novecento. Questo canto racconta un po' la storia di questo santo. Era pure lui un pescatore e difatti quando ha sentito parlare di Gesù ha lasciato le sue reti e si è messo alla seguela di Gesù. Il canto dice che prima le reti tu lasciasti ed ogni umano affetto e sol sentisti in petto Gesù che ti chiamò. Poi l'altra strofa dice, il sangue tu versasti, cioè prima al seduttor tiranno mostrasti il petto forte, non ti mordi morte, ti vinse e ti prostrò. Il sangue tu versasti dalle squarciate vene, fra tormenti e pene volasti al creatore. Poi dice, la croce tu portasti da colli, valli e mondi, porriam fratelli al santo, sciogliamo a lui un canto di gloria e di onore. Questa è una delle feste più sentite, sia dagli emigranti che dai paesani, anche se secondo me, come componente del comitato, quest'anno mi sono accorto che è stata più sentita dagli emigranti che dai paesani, dai residenti. Dal punto di vista religioso c'è una partecipazione di tutti quelli fedeli che credono proprio nella religione cattolica. E poi c'è una grande massa che forse partecipano più a livello, diciamo, di festa paesana che religiosa. Il ritorno di San Bartolomeo nella sua solitaria e impervia dimora rupestre, dove trascorrerà il lungo inverno della Maiella, avviene in tono dimesso, senza grandi manifestazioni, quando l'estate volge ormai al termine.
stupefacente la grande creatività popolare nella ricerca di riti religiosi, usanze, leggende, persino di periodi di ferie intorno ai santi. Questi personaggi del cristianesimo, che forse il popolo riconosce come veri amici e protettori, nei nostri giorni, più che mai.